È cattiva. La famosa showgirl attacca Francesca Fagnani? Duro affondo. Francesca Fagnani continuerà ad essere una risorsa di Viale Mazzini, a differenza di quanto circolato nelle ultime settimane. La conferma è arrivata alla presentazione dei palinsesti Rai. Belve andrà in onda ancora sul secondo canale. Non solo, la giornalista sarà al timone di una stagione più lunga. Il programma dovrebbe durare infatti 8 settimane. E mentre lei gode di questo riconoscimento, una nota showgirl ha riservato parole durissime a Francesca Fagnani. Un affondo che non è passato inosservato, la famosa showgirl attacca Francesca Fagnani, è cattiva, affondo durissimo. Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2024-2025 è stato annunciato il ritorno di Francesca Fagnani su Rai 2 con le sue graffianti interviste. Il suo programma andrà in onda di martedì, in prima serata, dal 26 novembre 2024 al 14 gennaio 2025. Un'immensa soddisfazione per la giornalista, che per alcuni era pronta a traslocare su Discovery. Rumor che si è rivelato infondato. In queste ore però una nota showgirl ha speso qualche parola sulla Fagnani. Non proprio elogi. Belén Rodríguez contro Francesca Fagnani, è cattiva. Belén Rodríguez ha rivelato in una lunga intervista a TV Sorrisi e Canzoni non solo i suoi nuovi progetti lavorativi. La subretta ha parlato anche della sua mancata partecipazione a Belve, e ha detto la sua su Francesca Fagnani. Il commento della Rodríguez è stato lapidario, lei è cattiva. Belén Rodríguez attacca Francesca Fagnani. Belén Rodríguez ha deciso di non partecipare a Belve, e a TV Sorrisi e Canzoni, ha giustificato così la sua scelta, nonostante apprezzi molto la formula non ha mai pensato di farsi intervistare dalla giornalista. Ho rifiutato l'invito, di certo è un programma originale e pieno di pepe che ti tiene attaccata al teleschermo, però io al posto della conduttrice sarei più buona. La Fagnani dovrebbe essere più comprensiva con chi si trova di fronte. Senza questo dettaglio il programma non avrebbe avuto tutto questo successo. Fa molto share e lei specula sulle tragedie altri, ha dichiarato la showgirl argentina. La soubrette parla anche delle sue paure. Belén ha parlato poi della sua vita privata. L'amore? Sono romantica. Amo i miei figli, ma anche mio padre, i fratelli, il fidanzato di turno, no, quello un po' meno. L'amore mi ha anche fatto a brandelli, ma alla fine vinco io. Ho paura di non avere più un matrimonio stabile. Di non avere più le stesse energie di una volta. Di invecchiare da sola. Di perdere i miei cari. Sono paure che abbiamo tutti e ne parliamo poco. Sarebbe meglio farlo. La carriera va a gonfie vele oggi. Su 9 Belén sarà alla conduzione di OnlyFans, show comico, e su Real Time con Amore alla prova.